Qua con il giornalista Ignazio Coppola. Coppola che ci parlerà di questo libro che è stato presentato in questi giorni a Palermo, dedicato a Garibaldi. Com'è il titolo esatto? La Sicilia tradita, Garibaldi trapparire d'essere. Che cosa consiste Ma è un questo po' libro? la rivisitazione del personaggio, intanto Garibaldi, ed è una rivisitazione storica molto diversa da quella che ci è stata propinata nel corso di questi 150 anni dalla storiografia ufficiale, della creazione a tutti i costi di un mito per giustificare questo processo dell'unità d'Italia, che poi nella seconda parte del libro si tende a dimostrare che è stato un processo che ha fatto pagare alla Sicilia prezzi enormi. E la terza parte del libro è dedicata alla rivolta di Palermo del 1866, la cosiddetta rivolta del 7 e mezzo, della quale i libri di storia ancora una volta la quale i libri di storia ancora una volta ignorano. Per quanto riguarda Garibaldi, io ho fatto delle ricerche sulle le sue memorie e testimonianze di quei tempi, che la dicono tutta, che Garibaldi, appunto il titolo è Trapparire d'essere, era molto diverso di quello appunto che la storia ci ha propinato. Fanno fede parecchi i titoli del capitolo dedicato a Garibaldi. Garibaldi fu negriero, ci sono parti dedicate alla sua vita personale, la sua vita privata. Il suo incontro con Anita, è stato anche un giallo la morte di Anita e poi successivamente il matrimonio con la marchesina Raimondi. Lui a 52 anni si sposa con una marchesina che aveva appena 17 anni. Dico, la dice tutto un po' fa riflettere un po' anche questo sul personaggio Garibaldi. E più avanti c'è un capitolo dedicato a Garibaldi fu negriero, ci sono stati di recente anche articoli su Repubblica a proposito di questa sua attività. E poi più avanti c'è tutta una serie di situazioni, di avvenimenti che rifacendomi sempre a testimonianze inequivocabili che appunto lo dicono tutta sulla equivocità del personaggio. E buon'ultima poi l'impresa dei mille. L'impresa dei mille che si dice in una parte appunto in uno specifico capitolo, dice l'impresa dei mille tra mafia, corruzione e camorra. Quando è arrivato in Sicilia ebbe l'accusa, l'appoggio determinante della mafia. C'è la testimonianza in un libro autobiografico di Joyce Bonanno, il famoso gangster, che dice nel suo libro autobiografico, ricorda nelle sue memorie, le memorie nel libro, in cui parla del nonno che era un mafioso di quei tempi e dice che gli ebbe a raccontare che quando venne Garibaldi gli uomini della nostra tradizione, lui la chiama tradizione, oggi si chiama mafia, si schierarono con Garibaldi perché era funzionale ai nostri interessi e ai nostri obiettivi. Quando Quindi anche la massoneria sì, c'era dietro c'era la questa massoneria, poi quello è proprio operazione. il filone principale degli aiuti, Massoneria inglese. sì, massoneria inglese e massoneria piemontese, che legarono insieme appunto per supportare il successo dell'impresa dei mille. E anche l'inaugurazione dello scavo del canale di Suez, che era stata nel Sì, 1959. era tutta, chiamiamolo un intrigo internazionale. E possiamo dire, concludo gli apporti che ebbe Garibaldi, poco raccomandabili, della sua impresa. Quando arrivò a Napoli, lui sfilò, da un lato aveva Liboio Romano, dall'altro lato aveva Torre De Crescenzo, che era il capo della camorra napoletana. E quindi la dice tutta degli aiuti che ebbe. Per tornare alla massoneria,
erano i filoni della massoneria inglese e della massoneria piemontese. Quando arrivò a Palermo, fu nominato Gran Maestro della Massoneria. Massoni erano Crispi, massoni era Cordova, massone era Cavour. È così chiaro che la massoneria, il cordone ombelicale che legava la massoneria internazionale e più specificatamente inglese e piemontese, fu quella che volle che si realizzasse questo processo che chiamiamo Unità d'Italia. Praticamente si realizzò su tre filoni. Una che era quella idealista, liberale e repubblicano, diciamo, chiamiamolo puro. L'altro, questi tre filoni portarono all'Unità d'Italia. L'altro era quella dei Savoia, che dell'Unità d'Italia non avevano grande interesse, avevano solo l'interesse ad espandere il loro regno, ed era lo stato più guerrafondaio d'Europa. L'altro filone era quello dell'interesse degli inglesi, che volevano creare uno stato unitario da contrapporre alla Francia e all'impero austro-ungarico, quindi creare questo... Quale libreria si può trovare questo libro? Ma già Feltrinelli, alla libreria Quaccovio, in parecchie altre librerie e in edicole librerie. È andato molto bene perché ha suscitato parecchio interesse. E credo... Catania si trova? Credo ancora no, perché l'editore... Che libreria pensa di poterlo portare a Catania? Ci sto pensando con l'editore, sì, è una buona, probabilmente lo troveremo anche da Musumeci. Tra l'altro di recente c'è stato un episodio contestuale a Capodorlando, c'è stato il sindaco di Capodorlando che credo, dimostrando di avere buona conoscenza della storia, ha deciso lì al comune di Capodorlando o il sindaco con la giunta di cambiare il nome della piazza antistante la stazione di Capodorlando da Piazza Garibaldi in Piazza 4 Luglio del 1299, sì, che ricorda la famosa battaglia degli Angioini aragonesi contro Federico III, che fa testo di un avvenimento storico in cui i siciliani furono protagonisti. Io credo che il buon compito di chi, degli amanti della storia, io non